What a tutti ciurma e benvenuti Reggiogrini in questo nuovissimo episodio su 60 Seconds Reatomized. Ebbene ragazzi, la volta scorsa ero riuscita a superare il record dei 40 giorni. Infatti siamo arrivati al 43esimo giorno. La volta scorsa avevo appena mandato in spedizione Dolores con un manuale dei Boy Scout. Noi siamo ancora qui tentando di sopravvivere a tutto. E la volta scorsa c'era qualcosa di verde, ragazzi, che sbucava, se non sbaglio, dal condotto di aereazione. Quindi questo ovviamente non è un buon segno, come non lo è il fatto che il sole va e viene, la mia facecam diventa scura, bianca, chiara, Per cui ragazzi, che dire, sono preoccupata. Le nostre scorte d'acqua penso siano quasi al limite. Dobbiamo incrociare le dita e sperare che Dolores torni vincitrice. Andiamo a vedere cosa è successo. Non sapevamo cosa fare e alla fine abbiamo pensato che è normale che un tubo faccia così, specie dopo un'apocalisse nucleare, e quindi abbiamo fatto finta di niente. Oggi però ci sentiamo tutti un po' strani, ma sicuramente quella perdita non c'entra nulla. Proprio nulla. Oh merda. Oh merda. Ted ha fame e Timmy ha sete. Acqua ragazzi, oddio, c'è rimasta mezza bottiglia. Comunque avevamo trovato questo kit medico e qualcuno di voi giustamente mi ha suggerito comunque di preoccuparmi molto riguardo le cure di Ted, perché ovviamente se muore lui, ragazzi, finisce la partita. Per cui questa volta direi di usarlo sperando che abbia un buon effetto. Non è possibile! I ragni sono ovunque. Oh no, oh mio Dio, ma perché pure qua i ragni, perché? Persino nella zona. E nell'acqua. Secondo noi alcuni tornano e ogni volta sono sempre più grandi. È ora di dichiarare guerra al nemico. Direi di sì. Assolutamente ragazzi, usiamo il veleno contro queste bestie immonde che stanno cercando di invadere il nostro pianeta e di farci fuori inesorabilmente senza alcuna pietà. Guerra al nemico. Incrociamo le dita sperando che tutto abbia un buon riscontro. Oh mio Dio, Ted sembra essere guarito ragazzi, speriamo in bene. Se c'è una cosa che riesce a tenere lontani i ragni e a risparmiarci scalate temerarie sui mobili è l'insetticida. Non potevamo attendere il momento più propizio per scatenare quest'arma letale e con ottimi risultati abbiamo fatto fuori 404 piccoli mostri e abbiamo pure trovato una bottiglia d'acqua nascosta in un angolo. Sì! Sì, signori, se vedete che uccidere quelle bestie immonde serve a qualcosa, giornata proficua e vai! Ted è guarito dalla malattia, ma non sopravvivrà a lungo senza bere, mentre Timmy non ha più sete. Ok, diamogli da bere, grazie al cielo ragazzi che abbiamo trovato un'altra bottiglia. E vediamo. L'esercito ha trasmesso un altro messaggio radio. Eravamo certi si trattasse di un comunicato di evacuazione dell'area, ma si è rivelato una richiesta di aiuto. Tutti i cittadini fisicamente abili devono abbattere uno o due alberi nel parco più vicino. Ci sembra una richiesta assurda, ma a quanto pare agevolerà il nostro salvataggio. Non ci è mai piaciuto quel parco, andiamo pure a fare il nostro dovere. Mi dispiace Ted, ma non abbiamo un'accetta. Come diavolo lo abbatti un albero a mani nude? Per cui dobbiamo rifiutare. Crociamo le dita, passa un'altra giornata di Dolores, ancora nessuna traccia. E cosa dice il nostro taccuino? Non siamo taglialegni e non raderemo al sole il parco, sarà per un'altra volta. Ok, non hanno bisogno né di mangiare né di bere. Timmy purtroppo ragazzi ha ancora sta malattia che lo sta stremando, però niente, andiamo avanti. L'abbaiare alla porta può significare soltanto una cosa: il nostro amico a quattro zampe è tornato. Non curanti dei pericoli del mondo esterno, ci siamo affrettati ad aprire la porta. Ed eccolo qua, stanco e affamato. Gli diamo un po' del nostro cibo? Vabbè, direi di sì, visto che è tornato. Minchia, una zuppa intera!
Vabbè, crociamo le dita, preghiamo. È tornata. Ah! Oh mio Dio, ecco, vedi? Voi vedete il manuale dei Boy Scout da qualche parte? Perché no? Ogni santissima volta che le affido qualcosa, lei lo deve distruggere. Bello, Ted. Non avevo notato il tuo barbone così hipster, wow. Allora, il cane si è ripreso in meno di un'ora. Non sappiamo cosa mettano in quelle zuppe, ma sono decisamente buone. Intanto il sole va e viene. Abbiamo deciso di dargli un nome, Pancake. Oh, vieni qui, Pancake, bravo. Amore, vieni. Pancake è rimasto per un po' in nostra compagnia, ma al mattino seguente se n'era andato. Di certo tornerà. Se ogni volta ci fregano la tira di zuppa, la prossima volta... No, vabbè, non sono così senza cuore. È stato bello vedere Dolores tornare sana e salva. Sana. Sana. La scuola locale si trova un miglio da casa nostra. A nessuno piaceva quel posto e l'esplosione atomica non ha certo cambiato le cose. Adesso, senza finestre e con poche pareti in piedi, l'edificio è ancora più sgradevole. Che piaccia o meno, sembra che qui si possano recuperare provviste. Tutti amavano la signora della mensa, aveva quasi 80 anni e tutto ciò che cucinava aveva un sapore straordinario. Ora abbiamo scoperto il suo segreto: zuppa di pomodoro in scatola. Ne abbiamo recuperata una, quella che abbiamo dato al cane adesso, quindi siamo la stessa merda di prima. Nell'aula di biologia c'era un acquario, i pesci sono morti, nessuno ha dato loro da mangiare, ma l'acqua era ancora bevibile, ce n'era sufficienza per due bottiglie, ragazzi. Un applauso a Dolores, che ci ha concesso di sopravvivere qualche altro giorno. Un applauso. Il professore di educazione fisica era un veterano della seconda guerra mondiale. Ah? Nel suo ufficio teneva i trofei, i suoi cimeli, ma anche granate, bazooka e una maschera antigas completamente funzionante. Perfetto, ne abbiamo recuperata una. Il manuale scout era davvero utile. Peccato averlo perso durante la spedizione. Grazie, Dolores, grazie. Non possiamo non far niente mentre Dolores sta così male, ha fame. Ted è riposato, è l'unico che sta bene, quindi lei ha fame e Timmy ha sete. Almeno, ragazzi, abbiamo recuperato un po' di acqua. Direi che sarà il caso, ragazzi, di preparare un'altra spedizione per domani, dove manderemo Ted. Un venditore porta a porta è arrivato fino al nostro bunker. È una faccia conosciuta da prima dell'apocalisse. Ha un mucchio di volantini e ha provato a convincerci a unirci al cosiddetto astro cittadino, ma ci siamo rifiutati. Ora vuole solo delle provviste e dice che in cambio ci rivelerà dei segreti d'estato. Ma io quei segreti d'estato, caro il mio venditore ambulante, non ci campo, capito? Per cui che cazzo te do le mie provviste? Queste te do, queste te do. Quindi ciao. Attaccati. Oh. Chi è che sta morendo? Non lo so. Una nostra regola è non fidarci dei venditori porta a porta, soprattutto di chi inganna. Gli abbiamo detto di tornare da qualunque pianeta sia giunto. Si è arrabbiato e se n'è andato, borbottando che le nostre anime saranno divorate dal signore alieno. Xontar o Yontar? Vabbè, poverino, sembra molto confuso. Ok, Dolores ha fame, ha sete. Timmy ha fame. E Ted ha sete. Purtroppo, ragazzi, non posso non dare loro da mangiare. Timmy ha fame. Per cui... Ok, ragazzi, Ted, è il tuo momento. Io ti direi di portare con te la mappa, magari gli servirà, ragazzi, per raggiungere qualche luogo inesplorato. E forza e coraggio, Ted, avanti tutta e porta alto il nome della nostra famiglia. Sì, Ted è uscito in spedizione, speriamo che torni presto. Non mangiare un bel po' non è vero, proprio un cavolo, perché Dolores ha mangiato ieri. Accidenti. Ah, vabbè, le darò un altro po', però pure con la zuppa non è che ce ne sta rimanendo moltissima, eh. Oggi ha bussato alla nostra porta un giovanotto in cerca di aiuto. Ha detto di avere... Ah, ancora questa scema. Anzi, questo scemo, scusate, ma questi qua sono tutti e due, tipo, con un piede dalla fossa, per cui direi che non li manderò là fuori. Sono troppo deboli per affrontare missioni del genere. Che tra l'altro ancora, è lo stesso tipo che è venuto tipo 30 volte...
nei giorni scorsi. Esatto, esatto. Allora, questa gente non avrà il nostro aiuto oggi. Ok, Timmy ha un po' di sete, gli diamo un po' d'acqua. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasandato con una borsa altrettanto malconcia. Ok, sempre la solita cosa, ragazzi, che scambiando un barattolo di zuppa per la borsa, poi prendiamo tutto quello che è nella borsa. Ma io non scambio la mia zuppa manco per 100 miliardi di euro, capite? Che già me ne è rimasta poca. Poi ditemi pure, ragazzi, che sono noiosa. Incredibile, comunque. Incredibile, ragazzi, ho raggiunto il giorno 50. Altro incredibile record, oserei dire. E stavo dicendo, poi ditemi pure che sono noiosa, che non faccio succedere cose. Ma ragazzi, l'obiettivo di questo gioco è sopravvivere. Per cui bisogna cercare di evitare di mettere i personaggi in pericolo, capite? Quindi... ok, i nonni ci dicevano sempre di non comprare nulla a scatola chiusa, bla bla bla. Dolore sa sete, per cui le darò un pochino, no, un pochino di acqua. Quando l'altro giorno Dolores è tornata dalla spedizione, aveva un graffietto sulla gamba. Oddio, non sembrava nulla di serio, ma ora è diventato una cosa terribile. Se non facciamo qualcosa, oh mio Dio, perdere una gamba sembra solo un piccolo inconveniente rispetto a quello che potrebbe succedere dopo. Oddio, Gesù, peccato che io non possa farci assolutamente niente, né amputargliela né curargliela. Oddio, Gesù, Dolores, non ti trasformare, ti prego, in un mostro orribile. Ti prego, per favore. Ok, la situazione sembra essere ancora stabile. Non abbiamo fatto nulla per quelle ferite infette. Dopotutto, i nostri antenati sopravvivevano senza tutte queste medicine. Perché quindi noi dovremmo dare retta ai dottori? Però Dolores sembra star peggio. Oh, merda. Timmy ha fame. Ragazzi, io la vedo comunque male, perché non so quanto potranno ancora andare avanti in queste condizioni. Curioso, sembra che l'intero rifugio tremi ogni 2 minuti e ogni volta in maniera più forte. Ecco, di nuovo, sempre peggio. È un terremoto, teniamoci stretti a qualcosa. In che senso, scusa? Perché dovremmo stringerci a questi oggetti? Ah, forse per evitare che si rompano? Proviamo con la radio. Spero di aver interpretato bene la cosa, perché se adesso mi si rompe la radio mi arrabbio. Ah, vedete, ragazzi? Si è spaccato tutto, cavolo. Sia la torcia che la maschera antigas. Allora ho interpretato bene. Mamma mia. Terremoto oppure no, niente impedirà la nostra dose quotidiana di interferenze. Siamo riusciti a salvare la radio prima che si frantumasse a terra. Qualcos'altro però potrebbe essersi rotto, e non lo sapremo finché non ripuliremo tutto. Non possiamo... ok, vabbè, Dolores ha fame. Direi di darle un po'. Timmy ha sete. Mamma mia. Oggi Pancake è ritornato tutto agitato. Voleva che lo seguissimo fuori da qualche parte nel quartiere. È alquanto rischioso, ma forse ci porterà una bella scoperta. Come possiamo attrezzarci? Io direi di no. Di no, ragazzi, di nuovo, datemi della noiosa. Ma questi qua sono in punto di morte. Io non posso mandarli là fuori così, capite? E Ted non è ancora tornato, accidenti. Che dice la radio? Pancake non era molto contento che saremmo rimasti al rifugio. Alla fine è stato lui ad andarsene senza far ritorno. Ci mancherà Pancake, non soltanto perché ci ricordi altro al di fuori della zuppa. Pancake. Ok, Dolores ha bisogno di un dottore, ora o mai più. Ok, però ha sete. Mi dispiace, non posso farci assolutamente niente. E se sfruttassimo la nostra radio, magari stanno trasmettendo qualcosa. Questo, ok, proviamo a farlo. Basta che non la rompete. È tornato Ted, incrociamo le dita. Ok, ha riportato di nuovo un'altra maschera antigas e delle provviste, se non sbaglio, ragazzi. Niente, non siamo riusciti a sentire niente di niente, solo irritanti interferenze. La prossima volta saremo più fortunati. Ted è tornato. Il governo sta effettuando dei lanci di provviste nel nostro quartiere, ok. Buona parte è già stata saccheggiata, com'è possibile? Vabbè, ovviamente. Una delle case si è rotta mentre cadeva e ha scatenato una pioggia di zuppa. Per fortuna alcuni barattoli hanno resistito alla caduta. Perfetto, ragazzi. 2 barattoli di zuppa, 2 bottiglie di acqua. Alcune casse erano piene di roba strana. Che cosa può servire? Per esempio, una cassa piena di paperelle di gomma. Per fortuna una delle piccole casse conteneva qualche bottiglia d'acqua. Abbiamo scoperchiato una delle casse e dentro c'era una quantità impressionante di formaggi puzzolenti e una maschera antigas. Abbiamo scoperto che mangiare con una maschera in faccia non è molto pratico, e siccome teniamo la nostra vita, ma anche al nostro olfatto, abbiamo deciso di lasciar perdere i formaggi e di prendere solo la maschera. Perfetto.
perfetto. La mappa quindi, ragazzi, si è rotta, ormai è quasi inutilizzabile, anzi è inutilizzabile. Sembra che qualcuno ci abbia notato e ci stia seguendo, dovremmo essere più prudenti la prossima volta. Dolores, ragazzi, ha ancora bisogno di un dottore, pure Timmy, non ci possiamo fare niente. Ted ha fame, direi di dargli della zuppa. Domani qualcuno dovrebbe andare in spedizione, ma cioè, ragazzi, io ripeto, mandarli in queste condizioni no, per cui andiamo avanti. Quindi ancora qua, ragazzi, tutti sopravvissuti della zona devono recarsi al parco più vicino a abbattere il maggior numero di alberi possibile, ma purtroppo non possiamo farlo perché lascia non ce l'abbiamo più. Probabilmente questa sarebbe magari un'azione che permetterebbe di decretare la fine. Oh, Timmy ci ha lasciati, ragazzi. Ah, se n'è andato. Ma dai! Timmy era molto malato e non potevamo aiutarlo. Forse se n'è reso conto e ha pensato che fosse meglio tenersi alla larga da dei genitori così irresponsabili. Se n'è andato e non è più tornato. Non posso crederci. Brutto ingrato! Se non avessi curato tuo padre, eravamo al game over, capisci? Che diamine! Ted ha sete e fame. Ciao Timmy! Ciao caro fungo! Diamogli da mangiare e da bere. Niente, niente spedizione manco oggi, ragazzi. Ne ho abbastanza di acqua ordinaria in sapore. Dolores brama una tazza di caffè, il vero caffè americano, quello che non ti fa passare la stanchezza nemmeno se ne bevi 5 tazze. Ma dove lo troveremo nella landa desolata? Beh, il ristorante preferito di Dolores è, cioè, si trovava a un paio di isolati da qui. Forse qualcuno dovrebbe intraprendere una missione per il caffè. Davvero? Cioè, qua stiamo parlando di sopravvivenza all'olocausto atomico e tu mi dici che vuoi una tazza di caffè? Tra l'altro il caffè americano, quello anacquato che fa schifo al cazzo. Ma scordatelo! Cioè, te lo puoi scordare, capisci? Cioè, tu sei in punto di morte. Vabbè, cioè, ragazzi, non so che di... Che era sto rumore? Che cavolo era quel rumore inquietante? Non rischieremo l'osso del collo, abbiamo cose più importanti a cui badare. Le crepe nel muro non si contano mica da sole. Eh beh, Dolores ha sete, ragazzi, ed è malata, malata, malatissima. Niente spedizione ancora, io Dolores non ce la mando, ragazzi, è troppo più di là che di qua. Sentito dei rumori che provengono dal basso, è ora di dare uno sguardo alla botola all'angolo, quella che è chiusa a chiave da quando siamo scesi nel rifugio. La torcia purtroppo ci si è spaccata nel terremoto. E quindi che ci possiamo fare? Assolutamente niente. Vediamo cosa ci dice il taccuino. Attraversare un tunnel stretto e buio non è mai un'ottima idea, specialmente se da esso provengono strani rumori. Abbiamo i brividi persino qui sopra. Allora, Ted ha fame e Dolores ha fame. Però ragazzi, qualcuno domani dovrà andare in spedizione e Ted, ragazzi, dice che è troppo debole per uscire. Io fin quando Ted non è di nuovo disponibile non mando nessuno. Vabbè che c'è rimasto solo Dolores. Qualcuno ha lasciato una nota in codice sulla soglia. Sarà una sorta di cifrario da risolvere per poter leggere la lettera, visto che ci sono scritti solo simboli e numeri. Dolores sembra molto emozionata per la sfida. Tuttavia è difficile dire quanto ci metterà a risolverla e sarà tempo sprecato. Dovrebbe mettersi a decifrare la nota? Magari sì, dai, se non è una cosa rischiosa. Perché no, scusate, eh? Io non apro a nessuno, è inutile che bussa. Ok, ragazzi, dire che è stato d'impatto è dire poco. Mi ha fatto un effetto bruttissimo, va bene, orribile. Senza parole, ok. Dolores si è seduta subito con il codice e ha iniziato a darsi da fare. Sembra molto concentrata, speriamo che passare la notte insonne ne valga la pena. Ok. Quindi è stato un errore a quanto pare. La malattia di Dolores è degenerata paurosamente. La tosse, la febbre e i dolori al petto hanno avuto la meglio. Non so che dire, ragazzi. Ted ha sete. A quanto pare, se comunque Ted sopravvive, il gioco continua. Ma sono veramente rimasta allibita. Oggi abbiamo avuto ancora questa sorella gemella. Ma mi avete rotto le palle? No! No, e no, non bussate, è inutile. Non vi apro, accidenti. E mo ce dobbiamo tenere sto coso qua. Ok.
Razioniamo nel provvisto, non ho bisogno di niente. Ted, niente ragazzi, non è nelle condizioni di uscire. Come diavolo dovremmo sopravvivere se non puoi andare là fuori a trovare altre provviste? Allora, oggi da noi si è fermato uno sconosciuto. Spingeva una carriola arrugginita piena zeppa di cianfrusaglie, ok. E non abbiamo più nessuno di questi oggetti, per cui sono costretta ad andare avanti. Incredibile, ma vero ragazzi, sono riuscita a raggiungere il giorno 60 e direi che è un record, direi assolutamente assoluto ragazzi, per me, per me ovviamente. Direi di riservarci quello che ci aspetta nel taccuino ragazzi per il prossimo episodio. Vedremo quanto ancora riuscirò a far sopravvivere il povero Ted, che ormai è rimasto solo come un cane. Se ragazzi volete vedere il prossimo episodio, vediamo di raggiungere almeno i 50 like. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!